Una bella manifestazione che è diventata un punto di riferimento per tutto il territorio. Organizzata dalla SD Arghiro a Piani di Lapagnano, tra poco andrà in scena la quinta edizione di Arghiro, una randonée ciclistica di 200 km nel cuore dei Sibillini. La manifestazione avrà l'alto patrocinio del Comune di Lapagnano, assessorato allo sport, e si correrà in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, Comitato Provinciale. Inoltre Arghiro quest'anno sarà valida come prova unica del campionato nazionale randonée CSI e pertanto al termine verrà stilata una classifica di percorrenza rivolta ai soli possessori della tessera CSI. Siamo a Piani di Lapagnano, Archetti di Lapagnano, per quanto riguarda la partenza ufficiale di questa quinta edizione di Arghiro. Tutto ormai pronto per quanto concerne gli atleti che percorreranno i vari percorsi che tra poco andremo a vedere. Presenti il presidente di Arghiro Roberto Senzacqua, il vicepresidente Andrea Gioia, il delegato Marco Frattaroli e il segretario Paolo Iacchelli. I ciclisti dovranno affrontare tre percorsi, il primo di 205 km che avrà un dislivello di 4.280 metri, la più di mezza sarà di 140 km con 2.400 metri di dislivello, mentre il corto misurerà 105 km e un dislivello di 1.000 metri, facili da affrontare anche per i ciclisti poco allenati. E vediamo proprio coloro che prendono il via a questa quinta edizione di Arghiro che stanno per partire. Vediamo le maglie dei cicli cingolani in questo momento alla partenza qui all'ex Circolo Magnum di Rapagnano, le maglie dell'Abitacolo Sport Club pronte alla partenza. Dunque si parte in una giornata per il momento soleggiata, speriamo che all'interno non arrivi acqua perché la giornata è veramente molto bella. Questa è la New Mario Pupilli che sta per prendere il via, la formazione di Grotta Zolina, ben rappresentata quest'oggi qui alla quinta edizione di Arghiro, a questa randonée di oltre 200 km, altre maglie che vanno a caratterizzare la manifestazione. Ci sarà poi al termine anche una premiazione per il ciclista che è arrivato da più lontano e vediamo le partenze in questo momento. Ancora le maglie della New Mario Pupilli, Grotta Zolina, le altre maglie che vanno naturalmente ad aggregarsi a loro, B2R adesso una maglia per noi un po' sconosciuta qui nelle nostre zone. Vediamo già i ciclisti su quello che è il tracciato di gara. Tra poco andremo anche a vedere quelli che sono i ristori lungo il percorso di gara. Veramente gli organizzatori non si sono fatti mancare nulla e hanno voluto naturalmente, per quanto riguarda i ciclisti, metterli a loro agio nel miglior modo possibile. Questa è una festa per quanto riguarda la randonée, questa è una festa di Arghiro e di coloro che hanno voluto regalare e regalarsi un momento di svago in una domenica di giugno. Ricordiamo Arghiro aveva predisposto il suo svolgimento nelle quattro edizioni precedenti al termine del mese di agosto, quest'anno gli organizzatori hanno voluto cambiare qualcosa e lo stanno facendo nel miglior modo possibile. Siamo al primo ristoro adesso a Morichella, questo è il primo ristoro sul tracciato di gara, dopo 35 km, un ristoro a base di focaccia e affettato a mano, stagionato 24 mesi, pronto ad iniziare il palato, e vediamo che tutti coloro che sono in gara stanno apprezzando il discorso di questo ristoro, il primo, quello di Morichella, dopo 35 km a base di focaccia e affettato. Poi ce ne saranno delle altre e li andremo a vedere cammin facendo. Rifocillati gli atleti possono riprendere il loro cammino. Vediamo molto numerose le maglie del team Giulio Dori, oggi impegnato qui a quinta edizione di Arghiro. Dicevamo, dopo le quattro edizioni del mese di agosto, stavolta gli organizzatori hanno voluto cercare un qualcosa in più, quello del mese di giugno, e la partecipazione non è stata sicuramente da meno, 250 atleti oggi sulle strade dei Monti Sibillini per quanto riguarda questa bellissima manifestazione, ovvero sia questa quinta edizione di Arghiro organizzata dalla SD Arghiro del presidente Roberta Senzacqua. Ancora le maglie del team Giulia Dori, adesso siamo nel tratto in salita, atleti e atlete che salutano le nostre telecamere, ci stiamo per avvicinare tra poco al secondo ristoro di giornata, ma è ancora lunga, vediamo gli atleti ancora impegnati. Stiamo raggiungendo quella che è la cima Coppi a 1600 metri, posta a Piani di Ragnolo. Questo è il prossimo ristoro, sarà proprio questo,
a Piani di Ragnolo e vedremo quello che succederà. Eccolo il ristoro già pronto, temperature abbastanza importanti, e qui c'è ancora il prosciutto affettato a mano, lo vediamo da parte degli organizzatori, prosciutto che fa venire anche a noi che stiamo commentando l'acquolina in bocca, e agli atleti naturalmente il giusto riconoscimento dopo lo sforzo effettuato. Si mangia un po', poi si riparte ancora per chi soprattutto dovrà affrontare i 205 km con un dislivello di 4280 metri. Si scende dopo il secondo ristoro di giornata per questa quinta edizione di Arghilo, questa randonnée sui Monti Sibillini, organizzata nel miglior modo possibile. Abbiamo prima citato il presidente di Arghilo Roberta Senzacqua, il vice Andrea Gioia, il delegato Marco Frattaroli e il segretario Paolo Iacchelli. È arrivato anche il riconoscimento da parte del comune di Rapagnano, e infatti poi scorgeremo naturalmente le figure anche del sindaco Elisabetta Ceroni, dell'assessore allo sport Matteo Properzi e dell'ex sindaco Remigio Ceroni, che non sono voluti mancare al momento della premiazione. Intanto qui si timbrano quelli che sono i documenti della gara, qui siamo al terzo ristoro, siamo ad Amandola, al centro di Amandola, dunque terzo ristoro, quello di Amandola, ci sarà una sosta, e la sosta c'è, la vediamo in questo momento, con un Nutella Party. Siamo proprio ad Amandola per il terzo ristoro di giornata, dunque Nutella Party, e naturalmente i corridori non mancano, pronti a mangiare e a mettere dentro un po' di zuccheri prima di ripartire. Le maglie della Bike Adventure la vediamo in questo momento, il cappellino era quella di Arghilo. Siamo pronti naturalmente ancora con gli atleti qui al ristoro di Amandola per proseguire ancora nella marcia di avvicinamento a quello che sarà l'arrivo, ma soprattutto per coloro che dovranno percorrere i 205 km per quanto riguarda questo tipo di manifestazione. Vengono riempite di acqua le borracce, qualche panino non manca mai da parte degli organizzatori, e vediamo tutti coloro che si fermano a deliziare questo Nutella Party ad Amandola. Poi si andrà ancora avanti a Monte Monaco, non vi anticipiamo il ristoro, ma questo di Amandola è stato anch'esso molto ben apprezzato da tutti coloro che sono in gara, e si ritorna a pedalare. Li vediamo gli atleti che stanno pedalando su un tratto di salita impegnativa in questo momento, prima di arrivare al prossimo ristoro. Siamo al quarto ristoro a Monte Monaco, con il ristoro offerto dal ristorante Monti Azzurri. Qui siamo a Monte Monaco, pioggia, vediamo strade bagnate, pioggia, dunque sforzo non indifferente anche da parte di coloro che sono in gara. Vediamo la pasta, vediamo i pomodori e vediamo coloro che si fermano a gustarsi qualcosa di caldo anche dopo la pioggia presa durante il tragitto. Si rimonta in bici per ripartire, vediamo la bellezza dei Monti Sibillini proprio in questa bella manifestazione. Dopo Monte Monaco ci sposteremo da un'altra parte, siamo nel comune di Montegallo adesso, attenzione, ristorante da Carmela, tagliatelle e funghi porcini, questo è il ristoro offerto in questa occasione. Eccole qua le tagliatelle e i funghi porcini, pronti a deliziare il palato di coloro che stanno pedalando da un po' di tempo. Corridori che si accomodano, controllano il tragitto di gara, mangiano un po' di tagliatelle e funghi porcini, e poi tra poco risaliranno in sella alla volta di Monte Falcone. Intanto le tagliatelle vengono gustate da tutti coloro che sono in gara in questo momento. Ci si rifocilla, è chiaro, per proseguire, e non è impresa facile considerando anche le temperature, la pioggia caduta che non ha sicuramente regalato sensazioni bellissime a chi è in gara. Qui siamo a Monte Falcone dunque, per quanto riguarda la frutta messa a disposizione a Monte Falcone, base di frutta fresca e frullati, e dunque frutta fresca e frullati per tutti coloro che sono in gara. È davvero bella vedere questa immagine, vediamo la frutta già pronta per essere anche frullata, e dunque ancora una volta per quanto riguarda i corridori, cioè per coloro che sono in gara, un momento importante, ancora zuccheri da ingerire prima di ripartire verso
ormai l'arrivo, anche se è ancora molto lunga, perché bisognerà passare ancora da Monteleone e quindi sarà ancora lunga. Ecco che arrivano gli atleti, le maglie dell'Abitacolo Sport Club e quelle del New Mario Pupilli. Vediamo gli atleti che si fermano, sorridono, quindi nonostante lo sforzo si sorride. Siamo a Monteleone, qui siamo a Monteleone di Fermo, l'aperitivo dell'Arghiro offerto dagli organizzatori e dal supermercato Coal di Alessandro Ciaffoni, con le olive fritte di Liva Fritta e il prosecco, una tradizione questa di Ascoli Piceno. Intanto, tornando anche a quella che sarà l'arrivo della manifestazione, si sta svolgendo con l'aiuto concreto di tanti sponsor, tra questi anche Brian Shop Bike di Ascoli Piceno, e poi all'arrivo ci sarà una grigliata finale con arrosticini, salsiccia, braciola e birra alla spina con spillatori liberi. Corridori che si fermano, atleti che si fermano a gustare le olive fritte di Liva Fritta e il prosecco, la tradizione naturalmente di Ascoli Piceno. Non poteva mancare a questa quinta edizione di Arghiro. Li vediamo gli atleti che hanno già in mano la vaschetta con le olive alla scolana, arrivano anche le spruzzate d'acqua, ma di acqua ne hanno già presa in precedenza durante il tragitto. Questo è un ristoro che non si poteva, a cui non si poteva mancare. Qualcuno ne approfitta anche per riposarsi e bere anche del buon vino. Vediamo gli atleti che si rifocillano e tra poco riprenderanno il via per tornare in quella che è la zona arrivo, l'ex Circolo Magnum a Archetti di Rapagnano, a Piani di Rapagnano, per quanto concerne questa quinta edizione di Arghiro, questa randonée sui Monti Sibillini. Si riparte ancora una volta, tra poco ci saranno redatte anche le classifiche. Una ve la possiamo già anticipare perché è molto importante: era sulla salita di San Salvatore, ci sono dei passaggi che sono stati cronometrati e sono transitati per quanto riguarda i maschietti: primo Lorenzo Giorgi, poi Jack Perugini, Alberto Gobbi, Mirko Narcisi, Luca Bonifazi, e per quanto riguarda le femminucce Silvia Francucci. Questa era la salita di San Salvatore, i passaggi per quanto riguarda questa salita. Le altre classifiche naturalmente le scopriremo alla fine, compreso il campionato nazionale CSI a randonée. Quest'anno il Arghiro ha avuto questa bella opportunità proposta dalla CSI e sfruttata nel miglior modo possibile proprio dagli atleti. Siamo in un tratto adesso in discesa per tornare a quella che è la zona di arrivo. Torniamo a Archetti, Piani di Rapagnano, l'ex Circolo Magnum che sarà anche sede della premiazione finale di questa manifestazione. Si continua a pedalare con il sorriso, si continua a scherzare. Siamo in zona arrivo, Circolo Magnum, siamo Archetti di Rapagnano, Piani di Rapagnano. Arrivano gli atleti che tra poco andranno a gustarsi quello che sarà l'ultimo ristoro, in pratica la grigliata finale con arrosticini, salsiccia, braciola e birra alla spina con spillatori liberi. Atleti che stanno arrivando, tra poco saremo in grado anche di darvi le classifiche. Abbiamo detto dell'arrivo, lo ripetiamo, del sindaco di Rapagnano Elisabetta Ceroni, dell'assessore allo sport Matteo Properzi, dell'ex sindaco di Rapagnano Remigio Ceroni. Poi erano presenti anche il rappresentante del CSI provinciale Sergio Ricci e il delegato nazionale Giampiero Conti. Intanto arrivano gli atleti, il sole che stamattina alla partenza faceva capolino, adesso non c'è più, ma la temperatura è tutt'altro che fredda, anzi è accettabile. Corridori che ricevono le medaglie, le cicliste oltre alla medaglia anche un fiore, segno di questa randonée dei Sibillini, di questa quinta edizione di Arghiro. Davvero una bella manifestazione organizzata molto molto bene da tutti coloro che gravitano attorno a questa bellissima pedalata, chiamiamola così. Anche chi avrà percorso alla fine 205 km lo avrà fatto con il sorriso, anche se non è stata impresa facile, perché poi in montagna le condizioni avverse del tempo non hanno certamente aiutato coloro che oggi hanno sfidato un po' tutto e lo hanno fatto nel miglior modo possibile. Arrivano le maglie dell'Abitacolo Sport Club, è stata dura, dice questo atleta. Arrivano anche le ragazze sul traguardo di Rapagnano, che accoglie un po' tutti, perché ci sono ancora in giro
tantissimi pedalatori, vediamo l'atmosfera sempre gioviale sia organizzativamente parlando sia per quanto concerne quella che è stata la gara. Vediamo anche gli atleti che hanno faticato tantissimo ma che sono pronti a regalare e a dispensare sorrisi e consigli un po' a tutti. Si scende dalla pedana che è stata la mattina quella della partenza, adesso siamo in zona arrivo e tra poco ci saranno anche le premiazioni conclusive di questa quinta edizione di Il Giro. Vi abbiamo detto dei passaggi in salita che sono stati molto apprezzati, la salita era quella di San Salvatore, ripetiamo, sono transitati in questo ordine Lorenzo Giorgi, Jack Perugini, Alberto Gobbi, Mirko Narcisi, Luca Bonifazi e Silvia Francucci. Intanto si continuano a preparare il mangiare per coloro che sono ancora all'interno della gara, all'interno della manifestazione. Vediamo gli arrosticini che vengono preparati con cura da parte di tutto, e questo è Nello Ribichini, il nonno dell'Eroica, che è voluto passare a dare un saluto a tutti coloro che oggi hanno preso parte a questa manifestazione. Lui che è di Eroiche ne ha pedalate tantissime, lui che è di Monte Urano dove il ciclismo è sempre di casa, non è voluto mancare nella vicina a Rapagnano a portare il saluto a tutti coloro che oggi hanno preso parte a questa manifestazione. L'abbraccio ancora degli organizzatori e degli atleti, i sorrisi che vengono dispensati un po' per tutti, e dicevamo tra poco andremo a vivere quello che sarà il momento della premiazione. Dicevamo tra poco andremo a vedere quello che sarà la premiazione. Vi anticipiamo intanto le classifiche. Per quanto riguarda la classifica campionato nazionale CSI a Randonè, prima società classificata con 160 punti, la New Mario Pupilli di Grotta Zolina. Poi c'erano due altre compagini a pari merito, Crono e Bici Club Sibillini. Qui sono stati calcolati i chilometri percorsi e dunque al secondo posto è finita Crono con 855 chilometri percorsi, mentre il Bici Club Sibillini è terminata al terzo posto con 785 chilometri percorsi. Poi è toccato anche ai team ad essere premiati, il più numeroso è risultato essere il team Giulio Dori, al secondo posto la New Mario Pupilli che vediamo inquadrata adesso, una parte almeno, al terzo posto i Trita Catene. L'ultima premiazione è stata quella invece del ciclista più giovane, che è risultato essere Gianmario Conti. Per il diversamente giovane il premio è andato a Bruno Carelli, e per quello che è arrivato da più lontano, pensate, da Veggiano in provincia di Padova, Andrea Tortorelli. La serata è proseguita con la festa sempre all'ex Circolo Magnum di Rapagnano, con la musica, con il buon cibo del nostro territorio e la tanta voglia di stare insieme. Marco Frattaroli, in pratica è l'inventore di Il Giro, oggi la quinta edizione, davvero una bella festa, con una bella partecipazione, il tempo ha retto anche se all'interno qualche goccia di pioggia c'è stata, però tutto sommato la festa è appena iniziata. La festa è appena iniziata e qualche goccia, un po' di più di qualche goccia, perché ci sono stati momenti veramente di panico, perché stanno... Abbiamo avuto due bombe d'acqua all'interno, ma nonostante la macchina organizzativa si è mossa tempestivamente andando a recuperare questi ragazzi, ma imperterriti hanno continuato il percorso sotto il diluvio universale praticamente. E dopo si è calmata un po' la situazione e adesso sono rientrati, stanno rientrando ancora gli ultimi, e come quinta edizione non ci possiamo lamentare, soprattutto per le previsioni meteo che ci attendevano. La scelta di passare da agosto a giugno, scelta azzeccata? Scelta azzeccatissima, nonostante che c'è stato qualche accavallamento di data con altre manifestazioni qui nelle Marche, però abbiamo individuato questa data più per significato che per
importante che per altro, perché il 3 giugno è la giornata mondiale della bicicletta e come potevamo non festeggiarla con la nostra randonée. Quest'anno randonée che è valevole anche per il campionato nazionale CSI, ancora un momento di crescita, possiamo definirlo questo, per Arghiro, quinta edizione. Sì, credo che sia anche questo un passettino avanti, quindi la nostra certificazione quest'anno è il campionato nazionale CSI e ci sono state squadre che hanno fatto veramente veramente grandi numeri e si sono comportate benissimo, sono ragazzi che sono all'insegna del divertimento, stile Arghiro ovviamente sempre e comunque. E niente, aspettiamo la prossima edizione, che già ci stanno altre idee nel gruppo. Probabilmente si parlerà anche di un Arghiro off-road per i nostri amici con le gomme grasse. Infine, avete lavorato tantissimo, avete tolto anche del tempo alla famiglia, al lavoro quotidiano, però siete soddisfatti, chi ringraziare? Io mi sento di ringraziare soprattutto, oltre che tutto lo staff, come ripeto sempre, gli sponsor, che sono ringraziamenti di rito, ma non solo perché sono veramente ragazzi fantastici, gli sponsor dell'Arghiro stanno tutti qui a lavorare e fanno parte dello staff, per dirne una. Mi sento di ringraziare il nucleo di questa manifestazione, che è Andrea Gioia, il vicepresidente, Paolo Iacchelli, il factotum diciamo dell'Arghiro, ma per ultima, ma non assolutissimamente per ultima, Roberta Senzacqua, che è il presidente, che quest'anno si è veramente veramente massacrata per portare avanti questa manifestazione. Quindi il mio ringraziamento sono per queste tre persone. Roberta Senzacqua è la presidente di Arghiro, siamo oramai alla conclusione di questa bella giornata, tanto lavoro, tanto impegno da parte di tutta l'organizzazione, ma alla fine sono stati bei anche i risultati che avete ottenuto. Vi siete spostati di data da agosto a giugno, ma il successo organizzativo non è mancato. Soddisfatta? Molto, ma molto soddisfatta, perché comunque i partecipanti sono stati numerosi, nonostante il tempo non hanno mollato, anzi secondo me ancora stanno arrivando gli ultimi, ma i finisher, quelli che hanno affrontato l'intero percorso con tutta la pioggia, grandine, temporale, sono stati tantissimi. Grazie anche a chi ha fatto comunque il percorso corto e chi ha fatto il 140 km e chi ha fatto il 170. Vanno comunque ringraziati tutti e apprezzato la loro partecipazione. Soddisfatti? Sì, come sempre ce la mettiamo tutta per dare il massimo nell'organizzazione e quindi poi quando tornano con il sorriso, quello ripaga tutto. Quest'anno Arghiro, la quinta edizione di Arghiro, è stata anche prova valida come campionato nazionale CSI, un altro salto di qualità, un altro passettino in avanti. Sì, quest'anno abbiamo avuto la fortuna di far parte del campionato nazionale randonée CSI e quindi un grande passo in avanti, perché comunque ringraziamo che ci hanno scelto, diciamo, e è comunque una visibilità e si acquista, credo, anche più fiducia da parte dei partecipanti. Quindi sì, un passo in avanti che speriamo di continuare nel tempo. Tanto lavoro, avete anche dovuto togliere il tempo alle vostre famiglie e al lavoro quotidiano per organizzare nel miglior modo possibile questa quinta edizione. Chi ringraziare infine? Allora, innanzitutto ringraziamo i partecipanti, perché senza di loro non ha senso organizzare questa manifestazione e quindi i primi che vanno ringraziati sono loro, perché comunque vengono a divertirsi, ma è un sacrificio andare in bici poi con il tempo, che è sempre un'incognita, e vanno ringraziati loro. Poi ringraziamo comunque tutti gli sponsor che ci danno fiducia e sostegno per fare una manifestazione del genere, tutti gli enti dal comune, provincia, che ci danno comunque le autorizzazioni ad andare avanti, il CSI, che siamo affiliati a loro e quindi dobbiamo ringraziare anche il CSI, e ringraziamo tutti i ragazzi dello staff che ci danno il loro grande aiuto, perché senza di loro non potremmo riuscire
a fare quello che stiamo facendo. Siamo con Andrea Gioia, che è il vicepresidente di Irghiro. Allora, si sta per concludere questa quinta edizione di questa randonnée per quanto riguarda i Monti Sibillini, chiamiamoli così. Oggi avete scelto una data diversa, da agosto vi siete spostati un po' a ritroso a giugno. Bella, tanta partecipazione, davvero siete soddisfatti di come sono andate le cose, al di là dell'acqua che mi dicevi che tanti corridori all'interno hanno dovuto subire? Sì, siamo contentissimi perché abbiamo raggiunto numeri record per la nostra manifestazione, sono partiti in 200, quindi per noi è una grande soddisfazione. Non li stanno fermando nessuno, perché qualcuno ancora deve finire di arrivare, ma in tanti hanno fatto il percorso della randonnée di 205 km nonostante terra, fango e avverse condizioni meteorologiche. Esatto, e quindi non può, deve andare meglio di così, insomma, ecco. Quest'anno avete aggiunto una stella molto importante, quella del campionato italiano, del campionato nazionale CSI a randonnée, un altro bel riconoscimento per questa manifestazione ancora giovane. Esatto, il CSI ci ha dato una grande fiducia e ci ha affidato questo titolo nazionale randonnée, quindi molte squadre affiliate al CSI si sono iscritte per poter proprio ricevere questo premio, che consiste nella squadra che percorre più chilometri. Oggi è bella anche la festa che state organizzando per quella che è il termine di questa manifestazione, di questo Arghiro, e state già pensando a quello che sarà il futuro, o oggi ve lo volete godere fino in fondo? No, oggi è festa, oggi è festa, domani si mette a posto, poi lunedì buttiamo giù le nuove idee come ogni anno per ripartire l'anno prossimo con tantissime novità. Comunque, quando dici Arghiro, dici festa. La segreteria per quanto riguarda Arghiro, anche per questa edizione del 2023, è stata affidata a Paolo Iacchelli. Allora, tanti bei numeri, tanta bella soddisfazione quest'oggi. Mese di giugno si è cambiata un po' la location da agosto a giugno, ma le soddisfazioni fino a questo momento non sono sicuramente mancate. Beh, guarda, l'edizione di quest'anno ha superato ogni aspettativa e il meteo purtroppo non è stato dei migliori, però nonostante ciò è stato un anno veramente magnifico, a livello di presenze, a livello di soddisfazioni, a livello di complimenti, e la gente che veramente è arrivata al traguardo nonostante secchi e secchi d'acqua, soddisfatta, contenta, felice, e non ha fatto altro che ringraziarci e complimentarsi per questo evento organizzato. La macchina organizzativa è ben oliata, oramai oggi ha dimostrato ancora una volta di saperci fare. Sì, sì, effettivamente sì, è stata la dimostrazione che tanto lavoro, un anno di lavoro per organizzare un evento di un giorno, intero magari, perché sono 205 km, quindi un giorno intero, e questa è la dimostrazione che un anno per organizzare è stato veramente perfetto, quindi nulla da dire. Il ringraziamento più grande va a tutti i collaboratori volontari che ci aiutano ad aiutare tutti quelli che magari hanno bisogno lungo la strada, che ci aiutano sui ristori. E il ringraziamento più grande va a questa gente qui che veramente è felice di aiutarci e di passare una giornata intera insieme a noi, lavorando e impegnandosi per far sì che tutto vada per il meglio. Elisabetta Cerroni, sindaco di Arapagnano, è terminata anche quest'anno la quinta edizione di Irghiro, una bella manifestazione che ha coinvolto oltre 200 partecipanti. Bella manifestazione, dicevamo, adesso è il momento della festa e dei ringraziamenti, però possiamo dire che il cambio della data ha portato sicuramente delle novità importanti e anche piacevoli. Noi siamo orgogliosi di poter ospitare per il quinto anno consecutivo questa manifestazione nel territorio rapagnano, quindi siamo onorati che l'Arghiro ci ha scelto per questa quinta puntata. Il Comune di Rapagnano, come sempre, mette a disposizione le proprie strutture, e questa qui in località Osteria è una delle migliori strutture che abbiamo, soprattutto nel territorio di Piano di Rapagnano. C'è stata molta affluenza, il tempo... Mi riferiscono che nella zona all'interno è stato particolarmente critico, ma coloro che hanno partecipato erano pronti anche a queste manifestazioni del meteo che ultimamente, ecco, sono un po', fanno degli scherzi. Però vedo che c'è, ecco,
una partecipazione calorosa, il pubblico c'è e siamo entusiasti di poter dare un contributo a questa iniziativa. Ma l'Arghiro coinvolge 3 province, quindi è un percorso che riesce ad attraversare la provincia di Fermo, tocca punti della provincia di Macerata e della provincia di Ascoli Piceno. E questo fa sì che dopo il sisma del 2016 quelle zone che erano rimaste un pochino più escluse proprio per in quanto ferite dal sisma riescono un pochettino a rivivere anche attraverso queste attività che sono fiere di poter ospitare in questo percorso itinerante che attraverso i Monti Sibillini questi turisti che quest'anno sono tra l'altro aumentati perché mi dicevano da 150 sono arrivati a ben 180 partecipanti, quindi è una manifestazione che funziona e che speriamo possa sceglierci anche nei prossimi anni. Matteo Properzi, l'assessore allo sport del comune di Rapagnano, siamo qui a Arghiro, oramai la manifestazione è quasi terminata, una bellissima giornata di sport che è riuscita anche a valorizzare un intero territorio con ben 3 province toccate, una randonée ciclistica davvero bella e con risultati sicuramente importanti. Tutto questo è grazie alla passione di 4 ragazzi, Andrea, Marco, Paolo e Roberta, che hanno inventato questa corsa 5 anni fa, questa cicloturistica 5 anni fa, e hanno creato un movimento assurdo perché vengono persone comunque sia da ogni parte d'Italia, atleti da ogni parte d'Italia, ma ci lavorano per mesi e mesi e si hanno creato dietro di loro una squadra molto forte, perché l'anno scorso ho avuto l'occasione di dare un contributo e senza esagerare ci saranno 70-80 persone tra i vari ristori oppure qui all'arrivo, alla partenza, in tutta l'organizzazione, quindi da ringraziare queste 4 figure che ci onorano di queste giornate. Remigio Ceroni è uno dei più entusiasti al termine di questa quinta edizione di Arghiro, davvero una bella manifestazione, lo scorso anno c'eri, quest'anno sei voluto tornare perché qui c'è veramente un grande entusiasmo. Ma veramente siamo molto contenti e soddisfatti delle attività che si svolgono nel nostro piccolo paese, 2000 abitanti, però tutti impegnati a fare qualcosa di positivo. Nello sport ci piace primeggiare, come dicevi tu prima, nella squadra di calcio siamo stati in promozione, ma andiamo benissimo nella pallavolo, andiamo benissimo nel ciclismo, che abbiamo una società che è Rapagnanese delle Marche, e poi c'è questa manifestazione, e poi ci sono i 3 campi di padel che fanno manifestazioni, cioè nello sport, pur essendo la nostra una realtà molto piccola, c'è grandissima attività. E questa manifestazione di oggi è riuscita come quelle degli anni passati, quando ci sono 200 partecipanti, persone che vengono, quindi raccoglie un consenso che va al di là del nostro territorio, perché ci sono partecipanti che vengono insomma da tutte le Marche. Quindi non si può che ringraziare quelli che si impegnano, perché tutte queste cose vengono fatte attraverso il volontariato, cioè persone che gratuitamente si impegnano e mettono a disposizione la loro, come dire, i momenti in cui potrebbero stare con la loro famiglia, eccetera, e invece si dedicano agli altri per promuovere qualche iniziativa che fa grande il nostro paese. Sarà un fine settimana molto speciale per quanto riguarda il ciclismo, che conta sulle nostre strade, non solo, con 2 gare per dilettanti e una per giovanissimi. Sabato 10 giugno, con partenza alle ore 14, andrà in scena la cronoscalata Sarnano-Sassotetto, organizzata dalla SC Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano, con l'alto patrocinio del comune di Sarnano, assessorato allo sport. La corsa sarà valida come terzo trofeo comune di Sarnano, terzo trofeo Laminox, e si disputerà sulla distanza di 13 km e 500 metri. Questa gara sarà valida come prima prova della Challenge Michele Gismondi, e il vincitore al termine vestirà proprio la maglia intitolata al campione montegranarese. Sempre sabato, con partenza alle ore 16 a Rapagnano, ci sarà una gara per giovanissimi denominata Gran Premio San Giovanni Battista Memorial Silvio Benignetti e Orazio Bracalente, organizzata dalla Cassa Rapagnanese. Si gareggerà sulla pista del campo sportivo San Tiburzio, con i G1, G2 e G3 impegnati nelle prove di abilità, e con il G4
G5 e G6 nella corsa a punti. Domenica 11 giugno a Monte Granaro, organizzata dall'SD team ciclistico Michele Gismondi, con l'alto patrocinio del comune di Monte Granaro assessorato allo sport, andrà in scena una gara nazionale riservata ai dilettanti elite e under 23. Primo memorial Silvano Torresi, Giuseppe Temperini e Michele Gismondi. Si pedalerà sulla distanza di 134 km e 600 metri con partenza arrivo al Bar Boncore. La partenza è stata fissata alle ore 13:45.